Buongiorno ragazzi, ed eccomi qui con un altro video. Allora, adesso io sto girando una room tour. Praticamente vi farò vedere com'è composta la mia camera da letto. Allora, non ho appunto un granché, infatti non durerà tanto questo video, ma non ha importanza, vi farò vedere. Allora, incominciamo subito. Qua praticamente è il comò con la specchiera. Questa è una trousse praticamente che mi è stata regalata, tutti dei soprammobili, il mio telefonino, il portafotografia con la foto mia di mio marito, una scarpetta che è un ricordo di mio marito, un profumo e dei cristalli, ecco. Poi qua, sì, comunque. Qua c'è il mio comodino, che c'è la Boucou, il telefono di casa, la DSL, l'altro mio telefonino e poi all'interno c'è appunto il cassetto dove tengo appunto l'intimo, non vi sto appunto a far vedere. E invece qua dentro il comò è praticamente nel primo cassetto e c'ho tutti i miei. Invece c'ho tutto in vatti perché ne ho troppo, c'ho tutto l'abbigliamento estivo e pantaloni estivi, magliettine, camicie, vestitini, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, fatto, chiudiamo perché anche questi poi adesso li devo appunto riordinare. Invece questo, come vedete, è l'armadio. Qua è il mio lato praticamente. Dove invece qua io tengo tutti i vestiti invernali, scusate, poi lì sotto ci sono tutti i giubbotti e anche alcuni vestiti eleganti, poi là sotto ancora c'è una busta con altri vestiti, con i pigiama praticamente invernali e poi ci sono tutte le cinture messe là sotto in fondo, alcune sono messe qua sopra perché le ho appunto utilizzate. Questo qua nel mezzo invece ci sono praticamente i cuscini, il mio peluche grande del dito, l'abito da sposa e appunto uno scatolo dove c'era questo copriletto che ancora lo devo appunto riordinare. Questa è della parte di mio marito, non sto a farvelo vedere perché penso che non vi interessano. Poi qua ci sta il televisore con tutti i CD. I Dolby Surround, DVD, i decoder e appunto no, c'è la cassa per i Dolby Surround. Questo è un televisore vecchio, ma non ha importanza, non mi importa averlo uno nuovo. Qui invece è il comodino appunto di mio marito. Non vi sto a far vedere le cose perché tanto penso che non vi interessano. Poi praticamente c'è questa tenda qui. Ogni volta si apre, ve la farò vedere da lontano. Aspettate, qua nella finestra ormai che ci sono, vi faccio vedere che questo è un regalo che mi è stato fatto da una mia amica, dal mio cugino, praticamente che mi ha regalato Pinocchietto. Questo è il letto mio, praticamente di mio marito. Ho messo le lenzuola fucsia, è un po' più pesante perché non fa tanto freddo. La notte da mettere praticamente il piumone, perciò ho preferito mettere magari le lenzuola un poco più pesanti. E questa praticamente è la tenda che adesso io l'ho alzata perché siccome ho i fiocchi che poi strascina, siccome strascina un po' troppo a terra, allora preferisco alzarla. Adesso vi faccio vedere appunto da vicino i fiocchi. Questi sono i fiocchi appunto della tenda, come state ben vedendo. E niente, mi pare che vi ho fatto vedere tutto. Quello è lo specchietto che già vi ho fatto vedere. Sì, vi ho fatto vedere tutto. Ah, mi sono dimenticata il pezzo forte che è quel quadro che è un po' troppo in alto messo dal letto, ma siccome mio marito appunto
sbagliato a posizionarlo, ma siccome i buchi sono stati fatti, allora per non bucare altro muro, per non rovinarlo, praticamente abbiamo deciso di lasciarlo lì. E vabbè, cose che capitano. Va bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente la mia stanza non è grande, chissà che, ovviamente è una piccola stanza con piccole cose, non c'è chissà che, anzi, ho tutti i miei trucchi, tutte le mie cose le ho spostate tutte da un'altra parte, appunto, e niente, questo è tutto, alla prossima con un altro video, baci!